Da grande vorrei fare il lavoro di papà. Sofia, Marisol, dai, venite che prepariamo un po' di roba. Ho chiesto delle mie amiche di fare una cantina. La cantina è bellissima, è alta, non so, 3 piani e c'è anche la torretta, tutto un po'. Facciamo da una parte. Allora, al centro quando entri c'è la fontana normale con i pesci. Dall'altra parte c'è il parco giochi. Prima di entrare nel parco giochi c'è la fontana cioccolato. Dall'altra parte c'è la fontana vino per l'aperitivo dei genitori. Desiderava con tutto il cuore un gattino. L'ha chiesto 1.000 volte a casa sua. Quando sarò grande non voglio fare le cose di mio papà e di mia mamma. Sono troppo noiose. Voglio fare più cose divertenti. E basta. Un tipo tennis, diventare una campionessa mondiale di tennis e poi essere brava e gentile con le altre persone che non conosco. E basta. Non mi piace andare a scuola, è troppo noioso. Si studia troppo, si fa troppo i compiti, no. Mi piace quando la maestra Felicità ci fa matematica perché ci fa ridere, ci fa scherzare, però alcune volte è seria. Quindi alcune volte andiamo a essere seri. Brava, Sofia, avete dell'innovazione. Cos'è l'innovazione? E cose nuove. Cose nuove, bravissima, quindi tradizione sono le cose. Tradizione sono le cose vecchie e innovazione sono le cose E nuove. quindi devono sempre lavorare insieme, eh? Non bisogna mai stare solo legate alla O tradizione, ma solo non bisogna tradizione. neanche dimenticarla, brava. Inventate una situazione problematica, facciamola legata alla vendemmia, che poi può essere l'uva, il vino, ma un po' complessa. Io sarò l'alunna, tenterò di risolverlo sperando di non fare errori. Però se io faccio errori, chi è che mi dovrà correggere? Voi, perché voi siete i maestri, ok? Facciamo questo gioco. Maurizio ha raccolto 150 casse d'uva. Sì, vabbè, 150 casse. Ditemi. Ragazzi, io sto risolvendo alla lavagna, eh? In ogni cassa ci sono 100 grappoli d'uva. Allora, 100 grappoli per cassa. Io ci ho provato tutte e quattro perché effettivamente io non l'ho capito questo problema, scusatemi. Vediamo un po' Sofia se mi sa Allora, dire, anzi, mi cancelli come una riga i calcoli sbagliati. No, no, non con la spugna. Io non con cancello la mai con la maglia. gomma, io tiro una riga sopra perché è Allora, importante quindi vedere cancello l'errore, quelli sbagliati e eh. lascio Una quelli. riga. Gli errori sono importanti perché così se sbagli, poi da grande non sbagli più con l'errore. Tipo gatto, metti solo una T, da grande metti due T. E gli errori poi sono diventano giusti.
Per imparare qualcosa, secondo me, prima vedi quello che fanno gli altri e poi dopo chiedi al papà se te lo insegna, o la mamma, o il nonno, qualcuno. Per insegnare qualcosa, un bambino, qualcuno ti chiede cos'è quella cosa e tu devi spiegargliela, sennò poi da grande lui avrà tipo dei figli e non saprà cos'è. Sofia, Marisol, mettete un po' le etichette l'anghe nebbiolo sulle scatole. Queste, Marino, queste. No, l'anghe nebbiolo è questo. Questi, così. Mio papà le cose che sa fare le ha imparate da nonno, mio nonno le ha imparate da bisnonno, il bisnonno le ha imparate da bisbisnonno e poi bisbis casino. Qua Mari, l'ho visto. Ok, fatto! Un giorno la maestra mi ha detto che quando dormiamo il cervello fissa tutto quello che abbiamo imparato durante il giorno. Mari, spegni la lavagne. Per piacere. Quando moriamo noi,
lasciamo, vabbè, la casa, tutti i ricordi. Secondo me quando moriamo noi lasciamo il sorriso.